Bentornati alle nostre chiacchierate con i candidati sindaco in vista delle elezioni comunali di Parma del 12 di giugno. È qui con noi stasera ospite Gaetano Villanò della lista Noi Siamo Davvero. Siamo qui per porgli alcune domande in merito al suo progetto di città. E negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare a Parma di alcuni progetti di riqualificazione di alcuni luoghi simbolo della nostra città, come lo Stadio Tardini, la Cittadella e l'Aeroporto Verdi. E quali sono le sue idee a proposito di questi luoghi e di come dovranno essere in futuro? Allora, in questo periodo, dopo tantissimi appuntamenti, ho visto che ci sono diversi punti di vista. Io uso una frase spesso che dico nella mia campagna: mentono sapendo di mentire. Ci sono alcune questioni che sono già state decise, purtroppo, e non si può fare niente, quindi andrei per passi. Allora, per quanto riguarda lo Stadio Tardini, noi siamo davvero decisa a lasciare dov'è lo stadio. Ovviamente bisogna metterlo in sicurezza, ma dall'altra parte non deve diventare neanche un luogo all'americana, perché poi non è congruente con tutto quello che c'è nella città. Quindi il rischio di fare un'americanata, visto e considerato che l'imprenditore è americano, è molto alto. Una cosa importante è che non si è discusso, in pochi l'hanno discusso, è di trovare, di cercare altri investitori. Non si possono fare progetti tenendo presente solamente un imprenditore. Questo solitamente non si fa mai. E ritengo anche che l'incapacità della scorsa amministrazione non ha portato sul tavolo tutte le possibilità. Per quanto riguarda l'aeroporto Verdi, purtroppo per tutti noi, pare che il gioco sia fatto, quindi che il cargo si farà, pare che ci siano già gli espropri, pare che alcuni documenti sono stati segregati o nascosti, perché comunque anche la Gazzetta di Parma è stata abbastanza chiara. Io non sono d'accordo nel fare il cargo a Parma, perché una città così piccola non ha bisogno di questo. Abbiamo già avuto parecchi danni di diverso tipo, ambientali, questo sarebbe un danno assolutamente enorme. Ritengo che solo una lista come la nostra può controbattere questo tipo di contratto, perché gli altri sono del centro-destra, del centro-sinistra, quindi sono politicamente già ben schierati. E quindi sul discorso dell'aeroporto la vedo molto grigia a fare qualcosa, almeno possiamo provarci, ma è difficile. Per quanto riguarda il parco, la Cittadella, il Parco Ducale, io abito davanti al Parco Ducale, quindi ci vado quasi tutti i giorni, mi faccio una camminata. E lì l'ho detto già in altre occasioni, nel senso che si parla dell'ovvio, cioè avere la possibilità di pulire e di prendere un giardiniere non ci vuole un genio. Cioè, quindi l'incapacità di questa amministrazione si è visto anche nelle piccole cose, nel senso che bisogna partire da prendere uno staff che pulisca sia il Parco Ducale e lo metta a posto, e sia un giardiniere o più giardinieri, e quindi questa è la base, quindi la base dell'ovvio. Poi all'interno del Parco Ducale e della Cittadella si possono fare anche iniziative che danno piacere a tutta Parma, è normale questo, con il rispetto della natura. Ma il grosso problema è che usciamo da un'amministrazione, purtroppo per tutti noi, che non era neanche in grado di fare le cose semplici, tipo pulire per terra, e è abbandonato tutto a se stesso. Ecco, negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo degrado del centro storico di Parma con purtroppo la chiusura di molti negozi e il conseguente aumento della criminalità. Quali sono i suoi progetti per riqualificare il centro storico, per rilanciarlo, per favorire il commercio e la vivibilità di questo spazio importantissimo per la nostra città? Allora, io parto sempre da un presupposto, e lo dico in continuazione: i progetti non fanno il successo, sono gli uomini che fanno il successo del progetto. Ho visto tantissime promesse, ho sentito tantissime promesse, ho visto tantissimi progetti, ma alla fine quello che importa sono le persone. Se
Se le persone ti promettono qualcosa e poi non lo fanno, è un grosso problema. E purtroppo per tutti noi la politica oggi ci ha abituato a questo, a fare un sacco di promesse e poi alla fine non mantenere neanche una. Per quanto riguarda il centro, io non capisco qual è la logica di chiudere una zona bellissima di Parma senza una forma intelligente di chiusura e lasciarla morire lì. Abbiamo visto il centro con i nostri occhi, che ovviamente non c'è possibilità di entrata, non c'è possibilità di viverla, non c'è possibilità di nulla. Qual è la logica di tenere il centro chiuso in questo modo? Il centro va assolutamente riaperto in un modo intelligente. Ovviamente dobbiamo studiare quello che sono le giuste strategie per portare avanti un'apertura, in caso contrario avremo grosse difficoltà. Quindi questo per quanto riguarda il centro storico. Poi il collegamento con la sicurezza non è solo quello, ci sono diverse cose. Poi per quanto riguarda i negozianti che chiudono, il comune deve necessariamente aiutare queste persone. Come possono essere gli aiuti? Di diverso tipo, economico, fiscale, togliere la burocrazia, che ci sono delle burocrazie che sono infinite, e anche dare una mano a livello psicologico, cioè nel senso che fare dei corsi di management, di marketing, per aiutare a vendere, perché i negozianti campano vendendo quello che hanno in negozio. C'è poco da fare. Se una persona è sconfortato da un degrado di questo tipo, da un periodo molto particolare, che c'è stata ovviamente la pandemia, e di una incapacità palese del comune, ovviamente anche il centro, anche i negozianti poi ne hanno, vediamo quello che è successo. Ecco. Ecco, non solo il centro storico si trova ad affrontare un periodo di difficoltà, ci sono quartieri di Parma che da anni vivono situazioni difficili, pensiamo al San Leonardo, al Pablo e all'Oltretorrente. Quali sono le sue idee, le sue iniziative in merito per rilanciare e per rendere più vivibili questi quartieri? Allora, ho sentito in molti, anzi direi quasi tutti, parlare dei vigili di quartiere, che è una roba di 20 anni fa, che non ha funzionato 20 anni fa, non ha funzionato 10 anni fa, non capisco perché debba funzionare adesso. Dobbiamo partire con il presupposto che ognuno deve fare il suo mestiere, e il mestiere della sicurezza non è della polizia municipale, quindi sarebbe uno spot ma non risolve niente. Per quanto riguarda questi quartieri, San Leonardo, Oltretorrente e il Pablo, io abito al Pablo, quindi parliamo di qualcosa che conosco perfettamente. Allora, innanzitutto sono quartieri diversi e hanno problematiche completamente diverse, ma il punto è sempre il degrado. Il degrado nasce da un problema di povertà, quindi le persone quando hanno dei problemi economici si sfogano, specialmente i ragazzi, i giovani, in un modo che è brutto. Quindi oggi più che mai ci sono circa 35-36 mila persone nella soglia di povertà, e quindi il degrado è legato alla povertà. Io per questi quartieri sicuramente analizzerei caso per caso quali sono le vere problematiche, perché noi dobbiamo parlare di problematiche vere. Ci sono le persone che non riescono a pagare l'acqua, la luce, il gas, l'affitto. Quindi noi possiamo parlare di sicurezza all'infinito, ma la gente è arrabbiata, la gente si sfoga anche male, specialmente i giovani, che è un grosso problema, perché alla fine non sa come campare. In questo periodo tantissime persone hanno perso il posto di lavoro. E l'abbiamo visto, tantissime persone hanno chiuso l'attività. Noi dobbiamo parlare di cose serie, e abbiamo bisogno di una politica seria e di gente preparata che capisca i reali problemi. Questa politica per troppo anni è stata un po' nell'incapacità, ed questo è evidente, e anche un po' troppo nei palazzi di potere, che non conoscendo poi quello che succedeva nella realtà, come dicevo prima, il Parco Ducale bisogna pulirlo, non è che ci vuole un genio per pulire il Parco Ducale, ci vuole qualcuno che lo pulisca. Ma se tu stai nel Palazzo d'Oro e non giri in mezzo alle persone normali e non capisci le vere difficoltà che ci sono, alla fine non farai neanche le cose banali.
Ecco, in Italia in questi ultimi decenni stiamo assistendo a un calo della natalità, quindi sempre meno popolazione, sempre meno bambini. Anche a Parma la situazione non è delle migliori ed è in linea con la situazione nazionale. Quali sono le sue, strategie, o comunque le sue proposte per aiutare le famiglie e le coppie giovani con figli? Allora, questo è un grosso problema. Allora, le persone non fanno figli per diversi motivi. Allora, la problematica economica e la paura del futuro, quindi l'ansia del futuro, è la più grande. Io stesso ho un bambino di 5 anni e ho paura. Ho paura che mio figlio abbia un futuro triste, un futuro pieno di problemi, dove non potrà magari studiare, dove non riuscirà a trovare un lavoro, dove verrà bullizzato. Quindi le persone hanno paura a fare dei figli perché hanno paura del futuro e hanno pochi soldi. Il comune può assolutamente fare qualcosa, fare degli incentivi, fare dei ticket, è una cosa antica come il mondo, aiutare le persone che vogliono fare dei bambini e vogliono avere una famiglia. Però il problema è anche più profondo. Dal momento che io come genitore ho una paura forte già per me stesso, ho molta paura di mettere al mondo dei figli. Quindi è un discorso culturale, di società. La società deve essere più gentile, più buona, forse più cristiana, nel vero senso della parola. Perché in caso contrario, tutta questa paura, tutto questo timore ci fa chiudere in noi stessi e abbiamo paura anche di parlare, figurati a fare dei figli. Fare dei figli penso che sia la cosa più bella che un essere umano possa fare come esperienza. Prima di avere un figlio non la pensavo così, adesso la penso così. Ma solo vivendo capisci che è un'esperienza fantastica, ma prima hai molta paura e questa paura un'amministrazione, il governo deve fare in modo che venga sciolta. Quindi partire comunque con delle agevolazioni fiscali, economiche, concrete dagli asili nido. Ce ne sono tantissime cose da parlare perché sempre gli asili nido costano delle follie e una persona normale che lavora non se lo può permettere. Cioè una mamma che lavora ha paura di perdere il lavoro. Questa è la verità. Quindi ci sono delle problematiche concrete. Quindi per la famiglia bisogna aprire un reparto a sé e bisogna mettere delle persone competenti che non vivono nel mondo delle favole, ma vivono nel mondo reale e superano problemi reali. Ecco, accennavamo prima alla questione della sicurezza, legata anche negli ultimi mesi alla questione delle cosiddette baby gang, che, come dicevamo prima, non sono solo un problema di criminalità, ma hanno le loro radici, in un problema educativo, anche formativo. Come pensa di risolvere questa questione e aiutare i giovani ad aggregarsi e ad essere formati e a camminare, insomma, verso un futuro migliore rispetto alla criminalità e alla violenza? Allora, le bande dei bambini, che esistono da molto tempo in America, adesso sono arrivate anche in Italia, devono essere affrontate, a mio parere, con amore. Dirò qualcosa di trasgressivo. Tutti parlano di punirli, tutti parlano di trovare, non lo so, un militare che le scovi. Allora, quando tu parli con queste persone, perché sono persone, e spesso sono ragazze giovani, 13, 14, 15, 16 anni, e ci parli a uno, non in gruppo, capisci che ogni persona ha un mondo a sé. Quindi Giovanni ha un mondo, Francesco ha un mondo, Francesca ha un altro mondo. Spesso queste persone, perché io l'ho fatto, sono andato a parlare, quindi non ho chiesto a psicologi o non ho chiesto a chissà quale ente statistico, ma sono andato semplicemente a parlarci. Spesso dietro hanno delle famiglie disastrate, persone che hanno genitori separati, spesso sono persone che non riescono ad arrivare a fine mese, spesso hanno problemi proprio nelle cose più semplici. Per noi
Mangiare magari è una cosa naturale. Per molti non arrivano a fine mese, non riescono ad arrivare a fine mese. E questo è il problema. Al 20 del mese non hanno più soldi. Allora immagina che ci sono questi ragazzi giovani in casa che vedono i genitori che non arrivano a fine mese e litigano per questo. E vanno fuori e si sfogano in malo modo perché nessuno le accetta e vengono un po' ghettizzati. È la storia dell'essere umano che ghettizza le persone con delle problematiche. Allora, cosa fare per risolvere questo problema delle baby gang? Innanzitutto, vederle come delle persone. Questo è il primo passo sociale che tutti noi dobbiamo farlo. La seconda cosa è capire qual è la fonte del disagio e qual è il reale problema. Dietro ogni persona che fa del male c'è sempre una storia. Noi vediamo solamente la fine. Vediamo solamente il male, ma dietro c'è sempre una storia. Poi il male non è giusto, ma per risolvere un problema devi capire qual è la storia di quella persona. In caso contrario, crei delle etichette che non servono a nessuno. Quindi il discorso delle baby gang non può essere risolto in una battuta, ma deve essere risolto in una riflessione, in molte riflessioni, con un pool di persone che risolva questo problema a diversi livelli. Ecco, per quanto riguarda la formazione e l'aggregazione dei giovani, un elemento fondamentale è anche lo sport. Come pensa di gestire le strutture comunali e sportive e in unione anche a quelle private? Allora, questa è una bellissima domanda perché ci tengo molto allo sport e abbiamo anche un'interpretazione dello sport molto forte. Il mio assessore allo sport sarà Ezio Mutti. Ezio Mutti è un campione di judo, quindi è stato 12-13 volte campione di judo, ha vissuto 20 anni in Giappone, è stato in America, ha allenato persino Sylvester Stallone, tanto per intenderci, ed è settimo dan di judo, quindi è arrivato a quella parte spirituale dello sport dove tutti gli atleti vogliono arrivare. Lo sport è cultura, lo sport è aggregazione, lo sport ti insegna a vivere, ti insegna a stare in mezzo alle altre persone. Lo sport può salvare la vita ai giovani, agli anziani, alle persone della mia età. Lo sport può aiutare tutti quanti. Addirittura lo sport viene utilizzato in campagna per i ragazzi che si vogliono mettere nella malavita. Io a Parma farei assolutamente un'organizzazione anche per il problema delle baby gang, dove farei delle iniziative sociali proprio per l'utilizzo dello sport anche per questo problema sociale. E poi una cosa molto importante, che ne parlano davvero in pochi, lo sport va bene per tutti, ma è caro. Lo sport costa caro, cioè nel senso che per mandare tuo figlio a fare sport spendi 200-300 euro al mese. Una famiglia che ha 2 o 3 figli non se lo può permettere, perché molti parlano dello sport che è bello, che è utile. Sì, siamo tutti d'accordo che è bello, sia utile, ma bisogna tenere in considerazione che non tutti ce lo possono permettere. Quindi il comune deve dare la possibilità a tutte le famiglie di poter fare sport e di poter dare la possibilità ai ragazzi di stare insieme agli altri e stare bene anche di salute, perché lo sport è anche salute. Quindi estrema importanza allo sport e a tutte le organizzazioni che si occupano di sport, anche quelle più piccole. Quindi anche la pallamano, per dire il basket, non solo il calcio, ecco, anche tutti gli sport di base. Ecco, in questi ultimi anni con la pandemia prima e adesso la guerra in Ucraina stiamo assistendo a un progressivo impoverimento della società e a un emergere di nuove povertà e di nuove fragilità sociali. Come pensa di stare vicino? Un po' ne abbiamo già parlato ed è stato un po' già spiegato. Come pensa comunque di risolvere o comunque di stare vicino alle persone più fragili che compongono la società di Parma? Allora, questo è un argomento molto complesso. Allora, in questi 2 anni abbiamo visto in faccia la morte, abbiamo visto in faccia le nostre debolezze, abbiamo visto in faccia le criticità sanitarie. Ad oggi mancano 25.000
sanitari in tutta Italia. Quando vai all'ospedale di Parma devi aspettare 7-8 ore se vai al pronto soccorso per fare una visita. Mia mamma stessa è morta recentemente all'ospedale di Parma per setticemia. C'è un problema anche di setticemia all'ospedale di Parma e c'è un'indagine in corso addirittura. Quindi oggi abbiamo imparato diverse criticità. Il problema non è solo di Parma, è regionale, il problema è nazionale. Allora quello che può fare un comune è di essere più umano, semplicemente. Quando una persona ha la coscienza e ha la sensibilità, riesce a percepire quello che ti sta attorno. Oggi tutti noi veniamo un po' trattati come se fossimo dei robot, si fanno protocolli e processi. Quando una persona sta male o ha un disagio, è un problema. Nessuno ti sorride, nessuno ti chiede come stai. Quando tu non sei all'altezza e quando hai qualche problema, tutti tendono a giudicarti senza magari capire la tua storia. Ed è un problema che c'era anche prima della pandemia. Allora il problema della pandemia, il problema economico, il problema psicologico, tutti i diversi problemi che sono nati in questo periodo, ma c'erano anche prima, solo che adesso sono stati aumentati. Se noi parliamo di numeri, io sono uomo di numeri, la pandemia ha fatto circa 6 milioni di morti nel mondo. Ogni anno ci sono 155 milioni di persone a rischio di morte per sete e per cibo. E non ci siamo mai impressionati per questi numeri. Allora che cosa deve cambiare in una piccola comunità come può essere Parma e in una nazione? La sensibilità. La politica ha bisogno di cuore, ha bisogno di amore, ha bisogno di essere sensibile. Solo gli uomini giusti potranno fare le cose giuste. Se ci sono uomini sbagliati, faranno cose sbagliate. Ecco, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata con Gaetano Vilno. Lo ringraziamo per la sua presenza qui nei nostri studi di Giovanni Paolo TV. Ricordiamo la lista, noi siamo davvero, e ci diamo appuntamento in caso di ballottaggio per fare il punto sul programma aggiornato nel caso di passaggio al ballottaggio, e comunque ci facciamo gli auguri per ciò che sarà domenica 12 giugno. Ringrazio tutti, grazie della vostra gentile intervista, e è proprio il caso di dirlo, che Dio ce la mandi buona. È qui con noi in studio questa sera Giampaolo Lavagetto, candidato della lista per Parma 2032. Siamo qui per porgli alcune domande in vista delle elezioni alla carica di sindaco di Parma del prossimo 12 giugno. Ecco, nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare a Parma di alcuni progetti di riqualificazione di strutture importanti per la nostra città, quali lo Stadio Tardini, il Parco della Cittadella e l'Aeroporto Verdi. Quali sono le vostre punto di vista su queste riqualificazioni e come pensate di portarle avanti? La riqualificazione del Stadio Tardini e del Parco Cittadella sono due esempi di come questa amministrazione non abbia tenuto in considerazione di quella che è la storia, la vocazione e soprattutto l'importanza di queste aree per quella che è il tradizionale uso che fanno i cittadini di Parma. Certamente quello della Cittadella è il progetto che mira a ristrutturare la Cittadella per farla diventare un parco di grandi eventi, lede fortemente quello che è l'uso quotidiano che le famiglie e i cittadini di Parma fanno per quell'area, un'area che viene utilizzata non solo dai residenti di quartiere ma da tutta la città per poter fare in libertà attività sportiva, attività motoria, passare il tempo libero. E quindi è chiaro che quel progetto di riqualificazione che tende naturalmente a sostituire i due campi da basket con una situazione di grandi eventi, che tende naturalmente a riqualificare quella zona come qualcosa che lede la storia di quell'infrastruttura, la giudichiamo molto negativa. Quell'infrastruttura va invece chiaramente potenziata in questo senso, cioè nel senso di renderlo molto più attrattivo e funzionale per la vita dei cittadini dal punto di vista sportivo, dal punto di vista ludico, dal punto di vista del tempo libero, e quindi va chiaramente illuminata,
va tenuta in considerazione che deve essere arricchita anche di strutture per quanto riguarda l'attività di sport destrutturato, sembra un controsenso, ma si chiama così, e naturalmente va curata dal punto di vista di verde pubblico. Ci sono alcuni interventi sulla cittadella che devono essere fatti, interventi semplici che permettono di valorizzare questo polmone verde della città. Lo stadio Tardini, chiaramente, anche qui è un esempio di come si è persa un'occasione. E cioè si è in realtà più tutelato quello che era un legittimo, ma in questo caso contrastante interesse di un privato con quel tipo di progetto, che invece che risolvere i problemi di quel quartiere, tenderà, anzi, creerà maggior difficoltà sia dal punto di vista della vita quotidiana, della mobilità, della viabilità, di una concorrenza sleale con quelli che sono i negozi di quartiere presenti, e quindi è un progetto che assolutamente non può andare avanti. Quel progetto va assolutamente rivisto. Si potrà concordare magari con il soggetto privato se è interessato o meno a una progettazione nuova, che come sindaco io verificherò se è una progettazione che può essere inserita in quell'area dove oggi si trova lo stadio, ma ritengo che sarà molto difficile, oppure, come ci stiamo lavorando, spostare il nuovo stadio, che potrà essere fatto in collaborazione con un privato, in un altro luogo della città, più fruibile, più funzionale e che garantisca una miglior vita ai residenti di quel quartiere. Per quanto riguarda l'aeroporto, è un'infrastruttura strategica per questa città. L'aeroporto, naturalmente, per Parma è vitale dal punto di vista soprattutto di quello che sono i voli civili. Chiaramente dovremmo fare che cosa? Creare una progettazione, un modello di marketing territoriale che sappia naturalmente creare un brand della città con tutte quelle che sono le attrattive turistiche, non solo, e che sappia naturalmente fare cosa? Essere promosso all'estero in modo tale che l'aeroporto di Parma possa essere non solo un luogo da dove si parte per le vacanze, ma un luogo da cui arrivano soggetti che portano ricchezza nella nostra città. È chiaro che un progetto, un piano di sviluppo che preveda un aeroporto cargo che porti danno alla città e che porti soprattutto un'impossibilità di una qualità di vita per chi risiede in quell'area, ma anche per chi in città teme che ci sia un aumento dell'inquinamento, è un progetto che, se è un progetto di questo tipo, non può andare avanti. Ebbene, in questi ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo declino di quello che è, diciamo, il salotto bene di Parma, il centro storico, con la chiusura di numerosi negozi e con il conseguente aumento di criminalità. Cosa pensa di fare per sostenere il commercio in questa zona della città e per, diciamo, dare sicurezza ai cittadini che vivono il centro storico, non solo residenti, ma chi, vi passa il tempo libero o chi vi lavora? La nostra lista per Parma 2032 è una lista di comitati di cittadini. Questa lista è costituita, oltre che al Comitato Cittadella per Parma, che è tra i protagonisti che si oppongono alla riqualificazione della cittadella, anche Parma in Centro, il primo comitato che è nato 4 anni fa, quando alcuni residenti e commercianti di quell'area della città mi chiamarono sulla base della mia esperienza amministrativa e mi chiesero cosa si poteva fare, preoccupati di quella desertificazione che una politica di 15 anni di cattiva amministrazione avrebbe incarnato in quell'area del centro storico. Questa desertificazione ha comportato naturalmente la fuga dei residenti, ha comportato la chiusura di negozi e questo naturalmente cosa porta? Porta assommato a un deficit di pulizia, il centro storico ha bisogno anche di rimanere pulito e quindi anche lì va rivista totalmente quella che è la raccolta attualmente fatta con il porta a porta, e ha bisogno chiaramente di un rilancio. Ha bisogno di un rilancio perché innanzitutto è un quartiere che deve servire per i residenti. Tenga conto che lì c'è anche un problema legato alla presenza di ambulatori medici, le farmacie ormai sono poche, gli ambulatori medici sono ormai deficitari, non c'è in previsione in questo quartiere una casa della salute, una casa dal punto di vista di accoglienza di quelli che sono i laboratori medici e quant'altro, e quindi crea un deficit di qualità di vita. Come si rilancia? Beh, innanzitutto si rilancia rendendo quella parte della città, che in realtà è una parte di città, se parliamo del centro storico, che io considero da barriera d'Azeglio a barriera Repubblica, che deve essere innanzitutto al servizio dei residenti. I residenti devono poter avere una vita di qualità, di servizi e la possibilità chiaramente che la loro vita non sia condizionata a scelte che puntano più a disegnare un centro storico nella desiderata degli amministratori che negli interessi di residenti e commercianti. Va reso anzitutto accessibile. L'accessibilità è un requisito fondamentale per garantire maggior sicurezza, minor degrado e maggior possibilità per i commercianti di poter vedere i loro negozi non chiudere oppure essere soggetti di quegli atti di violenza o di insicurezza che,
gli fanno chiudere le strade cinesche. Quindi un progetto legato a una mobilità pubblica veramente capace di portare le persone in centro storico, l'utilizzo di navette elettriche gratuite dai parcheggi e scambiatori alla periferia della città al centro storico, ma soprattutto la presenza di parcheggi a quelli che ci sono utilizzabili. L'unico parcheggio che ha fatto questa amministrazione comunale in quell'area è il parcheggio della Ghiaia, ma pensate che l'ha fatto non solo all'interno delle ZTL, ma all'interno della zona dei Varchi. E quindi ogni giorno l'80-85% di quei posti non viene utilizzato. In più, avere i parcheggi che sono quelli a pagamento gestiti dalle società oggi come APCOA, intorno al centro storico, il Goito, il Torsi e quant'altro, che devono essere però accessibili dal punto di vista economico. Lei pensi che sono i parcheggi più cari del Nord Italia? Dopo 61 minuti il pagamento della tariffa è di 4 euro, questo quindi rende praticamente perdente la concorrenza tra il centro storico per quanto riguarda l'attività commerciale e la grande distribuzione e soprattutto quelli che sono i centri commerciali limitrofi. Infine, va fatto un grande rilancio di quello che è l'attività del commercio in centro storico attraverso persone qualificate, il famoso city manager che dovrà insieme a commercianti, amministrazione comunale, associazioni di categorie studiare un progetto di un brand per il centro storico da rilanciare a livello nazionale ed internazionale. Tutto questo naturalmente è l'inizio. È l'inizio di un percorso che deve però vedere tornare la pubblica amministrazione a considerare i residenti, i commercianti di quei quartieri soggetti portatori di diritto. Oggi invece subiscono progetti che sono nella testa degli amministratori, ma che non sono nel cuore dei cittadini che vivono in quei quartieri. Ecco, in Italia in questi ultimi anni stiamo assistendo al drammatico fenomeno del calo della natalità. È un fenomeno che purtroppo anche a Parma, sta facendo sentire i suoi effetti. Nel caso in cui lei venga eletto sindaco, come pensa di risolvere, o comunque c'è chiaro che questa situazione non può essere risolta da una città come Parma, però a Parma come pensa di sostenere le famiglie, le coppie giovani e soprattutto quelle con figli, quelle numerose? Ma quando noi ci siamo presentati, la prima cosa che abbiamo detto, abbiamo chiesto di leggere quello che era l'andamento demografico di questi ultimi anni. Parma è una città che diventa sempre più una città di persone anziane, e questo potrebbe anche essere positivo, ma ahimè molte di queste persone hanno fragilità che necessitano di assistenza, e dall'altra parte è una città che fa sempre meno bambini, ma soprattutto è una città che non mette i giovani nelle condizioni di avere una sicurezza dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista di sicurezza vera e propria, che li incentivi a fare la loro famiglia, a fare figli. Quello della famiglia, quindi di aiutare la famiglia in tutti i suoi tempi di vita, è la priorità per la nostra scelta amministrativa. Noi dobbiamo riportare la famiglia ad essere bene comune di questa società, una famiglia che naturalmente abbia l'adeguata sussistenza di servizi adeguati e anche di sostegno dal punto di vista non solo economico, ma anche dal punto di vista di facilitazione nel suo percorso educativo per gestire sia i soggetti fragili, e qui ci metto sia gli anziani, sia i portatori di disabilità, sia naturalmente permettere ai ragazzi di potersi fare la loro famiglia. E questo lo fai come? Lo fai innanzitutto per le famiglie, riportando un discorso in cui oggi abbiamo un sistema di calcolo delle tariffe che si basa sull'ISEE, che è un calcolo, che è un tipo di calcolare quelle che sono le tariffe, che è contro a quello che è l'interesse di creare una famiglia numerosa che faccia figli. E allora dobbiamo portare a una riqualificazione di questo percorso attraverso quello che ormai oggi è chiamato il fattore famiglia comunale, che è un'evoluzione in positivo del quoziente famiglia, cioè più una famiglia più figli ha, ma non solo, più ha difficoltà, più ha responsabilità, come per esempio il mutuo, come per esempio il fatto che magari la famiglia si trova ad avere un solo genitore e quant'altro, più verranno scontati quelli che sono le tariffe dei servizi. I nidi d'infanzia, e io sono stato uno precursore quando ero assessore di istituti educativi di questo percorso, devono essere a disposizione di tutti i cittadini, di tutti i bambini e tutte le bambine che hanno come cittadini un diritto ad avere questo servizio, e le famiglie un diritto da poter avere l'amministrazione che li renda. Io ritengo oggi si possa fare i nidi d'infanzia gratuiti, che mette in rete tutto quello che è servizio sia pubblico che privato paritario, dove il comune naturalmente mantiene la regia per dare questi servizi, e dall'altra parte anche un percorso di sostegno alla famiglia anche economico. Per
Purtroppo tra qualche mese rischiamo di avere una delle più gravi crisi economiche dal dopoguerra a oggi e quindi il Comune dovrà creare, come già si fece in passato anche in altre realtà, un tavolo di lavoro con imprese, con artigiani, commercianti, le fondazioni bancarie, le associazioni per creare un vero e proprio modello di scontistica per far sì che le famiglie possano accedere ai servizi pubblici e privati, alla spesa e quant'altro, naturalmente potendo avere un sostegno economico o meglio avere un'offerta dal punto di vista economico che possa garantire per loro la partecipazione che non li mette in crisi. Infine c'è il problema caro bollette. Il Comune di Parma è socio e prende dividendi di una società come Iren, che è quella che fornisce i servizi soprattutto alle strutture comunali, ma anche a molti privati. Ebbene, con questo socio il Comune di Parma non può solamente accontentarsi di prendere dividendi e far soffrire famiglie e imprenditori, ma deve ritrattare quelli che sono sia i servizi sia le tariffe che ad esse vengono applicate. Con questo pacchetto famiglia chiaramente è un primo percorso dove dimostriamo che questa amministrazione che noi vogliamo creare sia veramente un'amministrazione che fa ergere a bene comune quello che è il primo nucleo di welfare che è la famiglia. Ecco, nei mesi scorsi Parma è balzata agli onori delle cronache nazionali, diciamo, per un fenomeno negativo, quello delle baby gang che diciamo, vivono, agiscono in centro storico, ma non solo. Questo noi sappiamo che è un fenomeno di criminalità, ma non soltanto, cioè ha le sue radici, affonda le sue radici in un problema educativo. E, come pensate di aiutare i giovani nell'aggregazione e nella formazione? Io nella mia esperienza amministrativa, oltre ad essere stato assessore ai servizi educativi, volli fortemente, ottenni dall'amministrazione di cui facevo parte, la costituzione del primo esempio a livello nazionale che ci fu allora, che era l'Agenzia della Promozione del Benessere Giovanile. Già la parola stessa fa capire che il ruolo di un'amministrazione di fronte ai giovani non è solamente quello di intervenire quando il disagio è conclamato, ma al contrario, è quello di renderli protagonisti, protagonisti attivi nella loro valorizzazione di essere presenti e coinvolti in città e quindi di mantenere il loro benessere. In quel percorso noi facemmo una serie di azioni importanti sia nel mondo del divertimento attraverso un protocollo che univa famiglie, imprenditori del divertimento, ristorazione e quant'altro, che legava un percorso educativo stesso del divertimento, una condivisione con le famiglie e gli imprenditori di un percorso in sicurezza, e dall'altra parte usammo quegli strumenti che potevamo avere, che avevamo di grande popolarità ma di grande prestigio per quanto riguarda tutto quello che è il mondo dello sport, dell'educazione e della cultura, per fare cosa? Per rendere i ragazzi dai 14 ai 17 anni protagonisti di un percorso che li vedeva loro con noi progettare una serie di eventi importanti, di iniziative che li portavano ad avere, per esempio, col CUSPARM e col Geocampus, progetti in cui potevano avere spazi e momenti dedicati allo sport. Progetti in cui potevano esprimere le loro attività artistiche e attraverso, per esempio, gli studi della Casa della Musica, tutto un percorso che attraverso questi luoghi e questi musei all'interno di questa istituzione imparavano non solo la storia dell'arte e della musica dal 600 oggi della città, ma diventavano loro stessi insegnanti per i bambini delle medie di quello che era un progetto legato a una valorizzazione di questi luoghi. Chiaramente percorsi che facevano che cosa? Che aumentavano nei ragazzi sia il senso di responsabilità, ma sia il senso di identità e di appartenenza al luogo che li faceva sentire protagonisti. Ecco, io credo che accanto a quelli che non possiamo nasconderci sono a volte episodi di vera e propria violenza e quindi necessitano di un intervento per cui commercianti e residenti devono potersi sentire sicuri a casa loro e nelle loro strade, nei negozi. C'è tutto un progetto che deve vedere coinvolto naturalmente sia l'amministrazione, sia il mondo della scuola, ma soprattutto la famiglia, di un sostegno alla famiglia nel percorso educativo dove i ragazzi tornano ad essere protagonisti. L'idea quindi assolutamente è quella di ricreare un'agenzia della promozione del benessere educativo, di farlo insieme a tutto quello che è anche il mondo del volontariato, le ONLUS, profit e no profit, ma soprattutto con gli strumenti che abbiamo, perché solamente facendo tornare i ragazzi a sentirsi appartenenti a un progetto di città possiamo garantire loro il mantenimento del benessere e non aspettare che cadano nel disagio. Ecco, fondamentale per la formazione dei ragazzi è anche lo sport. Come pensa di gestire le strutture comunali dedicate allo sport e i rapporti con quelle invece gestite dai privati? Innanzitutto in questa città c'è un problema di infrastrutture legate allo sport del pubblico. C'è un palazzetto del quale da anni
si cerca di capire che fine fa rifare. È un palazzetto che ha problemi dal punto di vista di quelle che sono le normative in sicurezza. Io credo che quel palazzetto debba essere oggetto assolutamente, grazie anche ai finanziamenti del PNRR, a una riqualificazione che lo renda di nuovo il luogo dello sport di questa città. Anche perché Parma ha da sempre una tradizione nazionale ed internazionale di eccellenza in tutti i settori dello sport, e di questo bisogna tenere in considerazione. Bisogna poi tenere conto che ci sono anche tre sport e altre infrastrutture che non possono essere né chiuse né lasciate a se stesse. In questi mesi abbiamo visto per esempio il problema legato alle piscine. Non è possibile pensare che un'infrastruttura come quella in via Zarotto si possa considerare un'esperienza morta, chiusa, lasciando non solo un intero quartiere, ma un'intera città senza un impianto fondamentale sia per i bambini sia per gli anziani. Quindi l'intervento di ristrutturazione deve essere immediato, veloce, per ridare alla città quell'improntata infrastruttura che io credo possa essere di nuovo utilizzabile già andare entro la fine dell'anno. Poi c'è una rivisitazione di tutti quelli che sono le infrastrutture di proprietà del comune che devono essere messe in sicurezza, e bisogna anche saper sfruttare quelle che sono le aree verdi della città. Quello che oggi viene chiamato lo sport destrutturato, che è esploso in positivo con il Covid, cioè la possibilità di ogni cittadino di poter usufruire di spazi veri del comune per poter fare attività fisica in piena libertà. Questo è un progetto su cui noi ci teniamo molto e vogliamo portarlo avanti. Dall'altra parte c'è tutto il mondo dell'impiantistica sportiva privata, delle associazioni che creano questi momenti educativi legati allo sport, che deve essere messo in rete. E io ho intenzione di fare come fece un po' nel rapporto tra scuole statali, comunali, privati e paritari, in cui si creò una rete laddove l'idea era: il comune non riesce a dare risposta per tutti, quindi il soggetto privato che fornisce servizi, perché comunque chi fa sport a livello associativo e non solo fornisce un servizio alla comunità, deve essere tutelato, garantito e messo in rete anche dal punto di vista di sostegno economico, o dato alla famiglia o, se possibile, dato sia alla famiglia che a questi soggetti. Soggetti che, se poi ricevono una convenzione da parte del comune per gestire impianti sportivi, devono avere delle contratti che durano un periodo tale sufficiente a garantirne anche un investimento e un'azione di formazione degli educatori, perché l'allenatore oggi è il punto di riferimento dei ragazzi in termini educativi, che riduca la dispersione sportiva che oggi vive questa città e incentivi i ragazzi a cogliere nello sport un momento educativo che la famiglia deve saper cogliere. Ecco, prima abbiamo parlato dei problemi del centro storico, ma non è solo il centro storico ad avere problemi, ci sono altri quartieri che da anni in città si trovano in difficoltà, con gravi situazioni di disagio. Pensiamo al San Leonardo, all'Oltretorrente e al Pablo. Quali sono le soluzioni che voi pensate di applicare, se ci sono delle soluzioni, comunque le idee per questi quartieri? Dell'Oltretorrente ne ho accennato un po' prima, cioè per me questa separazione di tipo concettuale, di pensare che l'Oltretorrente e il centro storico devono andare avanti per sviluppo separato, è sbagliata. L'area storica della città che va da Barriera Santa Croce, e quindi da Piazza Santa Croce, Barriera d'Azeglio, fino a Barriera Repubblica, è un tutt'uno che deve essere chiaramente sviluppato nelle diversità. Storicamente avevano funzioni diverse, un percorso diverso, ma sono comunque un tutt'uno che rappresentano il cuore centrale della città. L'Oltretorrente va rivalorizzato in quella che è la sua identità storica. È un'area che oggi purtroppo è stata deprezzata, che purtroppo oggi per una serie di politiche, soprattutto sul commercio, sbagliate, ha causato una desertificazione, ma soprattutto una sostituzione commerciale con un commercio anonimo che non dà qualità e che talvolta incentiva la mancanza di rispetto delle regole. Quindi anche in quel contesto ci vuole una regolamentazione, un incentivo per far sì che i commercianti possano rivivere, e quindi anche loro usufruiranno che quella che è stata una nostra battaglia vinta, grazie alla nostra consigliera comunale Lunicolla, che nei mesi scorsi è riuscita a far approvare in consiglio comunale la mozione e quindi il progetto che è diventato per la giunta vincolante da essere attuato della no tax area, cioè per quei negozi in difficoltà economica, che dimostreranno di essere in difficoltà economica, di dimensione di negozi di quartiere, non solo commerciali ma anche artigianali, il comune restituirà i 3 anni di tasse pagate a fondo perduto. Chiaramente la nostra idea è quella che, se saremo al governo da giugno, rimborseremo i 3 anni precedenti, ma siccome la crisi economica che arriva è molto forte,
Questa la prorogheremo per gli anni successivi. È un aiuto economico innanzitutto che viene dato al commercio, che non va più considerato semplicemente come un elemento importante dell'economia locale, ma i negozi sono l'ultimo presidio che oggi abbiamo sul territorio che garantisce sia una prevenzione all'insicurezza, sia una lotta al degrado, ma anche quell'aggregazione sociale, laddove c'è passaggio, laddove ci sono persone che si aggregano, c'è un minor degrado e una maggiore insicurezza. Per l'oltretorrente chiaramente bisogna ripristinare il passaggio degli auto su Via Embriani, perché oggi naturalmente quella chiusura, quell'inaccessibilità rende quell'area di zona scarsamente fruibile e poco sicura. Chiaramente bisognerà anche tener conto che c'è un polo universitario in quel quartiere che deve essere inserito a pieno titolo in un discorso di recupero di quel bellissimo quartiere, anche per quanto riguarda gli studenti, lo studentato e quant'altro, e una maggior cura di quello che è il polmone verde, non solo di quel quartiere, ma di tutta la città, che è il Parco Ducale. Per gli altri due quartieri, dicevo prima che noi siamo nati come lista dalla fusione di diversi comitati, il terzo comitato che ha istituito la mia lista è il Comitato San Leonardo che verrà, nato da cittadini e da commercianti che loro hanno capito che l'unione fa la forza e che quel quartiere oggi paga una serie di errori, sia dal punto di vista di politiche urbanistiche di 15 anni, ci sono delle ferite lì da sanare molto pesanti, come quelle che riguardano per esempio l'area boschi, quella che deve essere sanata anche in un accordo col privato che è l'ex Bormioli, più altre aree che oggi vedono una difficoltà dal punto di vista di andare avanti nelle loro attività, tipo ad esempio l'UOPA, e che naturalmente paga anche una cattiva politica di integrazione. Il problema non è tanto il fatto che per carità è alto la percentuale di stranieri che arrivano in quei quartieri. Il problema è che oggi una cattiva politica di integrazione ha creato vere e proprie sacche di segregazione, sia commerciale, sia scolastica, sia residenziale, che va danno innanzitutto a questi stranieri che magari non hanno la possibilità di una politica vera che li riesca a unire nel tessuto sociale di quel quartiere, dall'altro chiaramente crea una diffidenza da parte dei residenti che oggi purtroppo hanno problematiche di tipo residenziale. Fai fatica oggi a riuscire a far sì che i cittadini di Parma scelgano quel quartiere per andarci a abitare e chiaramente crea una politica di disagio sociale forte che deve essere tutelata. Un appello che faccio chiaramente è che a chiunque vinca le elezioni, e io se sarò sindaco lo farò, rivalorizzi anche quel quartiere come continuità del centro storico. Oggi il passaggio dal centro storico, quando si passa davanti al nuovo hotel, si scende sotto il cavalcavia e si entra nella parte iniziale di questo quartiere, è chiaro che si capisce che si entra in due quartieri che sembrano due mondi diversi. Va innanzitutto riqualificata quell'accesso del quartiere San Leonardo, non si può togliere il cavalcavia, ma va riqualificato per renderlo bello, fruibile, accessibile. Va riqualificata tutta la prima parte di questa via, anche dal punto di vista di verde pubblico, e chiaramente va tenuto conto che il quartiere San Leonardo è anche la porta d'accesso alla nostra città. Pablo. Il Pablo è un quartiere invece che anch'esso ha problemi comuni rispetto agli altri quartieri. La sicurezza, il commercio, il verde pubblico, lì c'è poco verde pubblico e va, quel poco che c'è comunque valorizzato e curato, ma c'è un problema soprattutto anche lì di integrazione e di disagio giovanile. Lì mancano spazi veri di possibilità aggregativa, punti in cui venga sostenuto quello che è la necessità di dare ai giovani spazi di aggregazione giovanile, dare alle famiglie la possibilità di un supporto anche per quanto riguarda l'aspetto della cura e dell'educazione dei propri figli e una sorta di progetto che, avendo parlato con la presidente del CCV locale, il CCV in realtà aveva già espresso attraverso questi progetti che dovevano essere presentati come bilancio partecipativo, un progetto bellissimo che si chiama Io sono Pablo, che credo potrebbe essere, anzi, dovrà essere approvato e valorizzato e potrebbe essere una risposta ai problemi di quei quartieri. Ecco, gli anni della pandemia e prima e poi adesso anche l'onda lunga della guerra in Ucraina, come dicevamo prima, hanno provocato, come dire, l'aumento di povertà a Parma e di nuove fragilità sociali. Come pensa di stare vicino, comunque di sostenere le persone e le fasce più deboli della popolazione di Parma? Come dicevo prima, questa città, un po' come tutto il resto del paese, non solo, rischia di avere nei prossimi mesi un'impennata di quella che è una crisi socio-economica, del territorio.
Abbiamo visto gli ultimi dati della Caritas, in cui c'è stato anche qui un aumento fortissimo, 35.000 parmigiane e parmensi che sono scesi sotto la soglia a livello minimo di povertà, e su questo non si può né stare in silenzio né stare fermi. Parma in realtà è ricca di soggetti che oltre all'amministrazione forniscono servizi importanti e fondamentali. Bisogna partire dal fatto che non ci deve essere una chiusura né culturale né ideologica in un rapporto con questi soggetti, ma che anzi forniscono quelle risposte ai cittadini che l'amministrazione non solo deve sapere valorizzare, non solo deve sapere sostenere, ma con i quali deve aprire un percorso di coprogettazione, di copianificazione e quindi anche di cogestione, dando quegli strumenti di messa in rete in cui ognuno, nella propria indipendenza di attività, partecipi insieme, sotto magari la regia dell'amministrazione che fornisce anche un supporto tecnico, logistico ed economico, poter dare quelle risposte che oggi mancano. Quello che bisogna fare quindi è una capacità di dare un supporto al terzo settore, un terzo settore che esce da una pandemia con una grande difficoltà, non solo di tipo economica ma anche organizzativa, dare quindi la consapevolezza e la possibilità di essere coprotagonisti in questo percorso di una grande rete di servizi per la città, e in questo caso l'amministrazione deve fare delle scelte. Non è vero che un amministratore debba dire non si può, un amministratore fa delle scelte. Le risorse che ci sono bisogna scegliere dove mettere in modo prioritario. Oggi l'emergenza, la necessità di dare risorse riguarda soprattutto quello che è la lotta a una pesante crisi socio-economica che colpisce soprattutto le fasce più deboli, famiglia e soggetti che già oggi sono quasi al limite della povertà. E questo va fatto in un confronto aperto, costruttivo, con tutti quei soggetti che oggi operano in questo ambiente. E, ripeto, va fatto senza barriere ideologiche, ma nella consapevolezza che un sindaco ha come primo dovere quello di dare risposte ai propri cittadini, e per farlo deve mettersi in un rapporto di collaborazione con tutti quei soggetti pubblici e privati che questo servizio insieme noi riusciremo a dare. Bene, siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata, della nostra, diciamo, breve excursus nel suo programma elettorale. Ringraziamo Giampaolo Lavaggetto per essere intervenuto con noi questa sera, per averci presentato le sue idee e le sue strategie per Parma dei prossimi anni in caso di elezione. Le facciamo i nostri più sentiti in bocca al lupo per il 12 giugno e nel caso ci rivedremo per il ballottaggio, nel caso ce ne sia bisogno. Lei mi ha fatto bocca al lupo, però non vorrei ledere la sensibilità di qualcuno, quindi io le dico, spero che il suo bocca al lupo mi porti fortuna, perché dire viva il lupo o crepi il lupo a questo punto io dico solamente la ringrazio per gli auguri e spero che portino bene. Bene, arrivederci al prossimo appuntamento con un altro candidato. Buona serata.